Salve, sono Alfonso Galdi e oggi vi illustrerò come presentare le richieste di erogazione sia per le spese di investimento che per i costi di gestione. Le spese di investimento devono essere rendicontate per singoli stati di avanzamento lavori fino ad un massimo di 5. Ognuno di essi dovrà essere di importo non inferiore al 10% dell'investimento complessivamente ammesso ad agevolazione, fatto salvo il saldo, il quale potrà essere rendicontato per la quota parte residua. È inoltre prevista la possibilità di richiedere un'anticipazione per un importo non superiore al 25% dell'investimento complessivamente ammesso ad agevolazione, purché la richiesta avvenga nell'arco dei 4 mesi successivi alla sottoscrizione del contratto di agevolazione e sia accompagnata da idonea garanzia fideiussoria. Le spese di investimento prevedono due percorsi di rendicontazione, i quali dovranno essere definiti al momento della prima richiesta di erogazione. Il primo percorso prevede l'apertura di un conto corrente vincolato, ossia di un conto corrente aperto presso un istituto di credito convenzionato, il cui elenco è possibile visionarlo sul sito di Invitalia. In questo percorso, la startup dovrà apportare all'interno del conto corrente vincolato la quota parte non coperta dal contributo relativa ai titoli di spesa rendicontati e Invitalia, una volta valutata l'ammissibilità degli stessi, provvederà ad apportare la quota coperta dal contributo, mentre la banca convenzionata procederà al pagamento direttamente ai fornitori. L'altro percorso non prevede l'apertura di un conto corrente vincolato, ma bensì l'utilizzo di un conto corrente dedicato al progetto. Esistono due modalità di rendicontazione. La prima attraverso titoli di spesa già quietanzati, ovvero già pagati dalla startup. In questo caso, al momento della presentazione del SAL, la startup dovrà rendicontare i titoli di spesa e i relativi documenti attestanti il pagamento degli stessi. L'altra modalità è la rendicontazione di titoli di spesa non quietanzati. In questo caso, al momento della presentazione del SAL, la startup dovrà allegare i titoli di spesa, Invitalia effettuerà la valutazione circa la loro ammissibilità e provvederà ad erogare direttamente alla startup la quota di contributo spettante in linea con quanto previsto dal contratto di concessione dell'agevolazione. La startup, entro 45 giorni, dovrà dimostrare il pagamento della totalità dei titoli di spesa rendicontati, quindi comprensivi della quota non coperta dal contributo. I costi di gestione, diversamente da quanto previsto per le spese di investimento, prevedono un'unica modalità di rendicontazione attraverso titoli di spesa già quietanzati. La rendicontazione dovrà avvenire con cadenza periodica identificata in semestre o multiplo di semestre. Va da sé, infine, che il numero massimo di rendicontazioni possibili per i costi di gestione all'interno dei 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto di agevolazione risulta essere pari a 4.